Siamo in compagnia di un collega, giornalista e scrittore, Nicola Cavagnaro, nel nostro secondo studio, che ha già scritto diverse opere, alcuni libri, ma questa volta si è dilettato in un qualcosa di un po' diverso dal genere a cui eravamo abituati. E allora, che tipo di libro è quello che andiamo a raccontare questa sera? C'è un bimbo in arrivo. Esatto, ciao Silvia, buonasera a tutti, grazie di avermi ospitato qui. Sì, l'ultima cosa che ho scritto si chiama C'è un bimbo in arrivo, eccolo qua, lo mostro la copertina, come si vede c'è una mamma in attesa sulla copertina. È un piccolo libretto in rima, una poesiola per provare a raccontare ai bambini i 9 mesi della gravidanza. 9 mesi più o meno, che cosa significhino come attesa, come preparativi, un modo divertente per provare a raccontare questa esperienza che ho scritto appunto nel periodo in cui stavo aspettando la nascita del mio primo figlio. Quando la mia compagna mi ha detto che sarebbe arrivato questo bimbo, ho pensato di fargli questo piccolo regalo, sperando che possa piacere a mio figlio, che ora è molto piccolo, quindi è ancora un po' presto, però spero possa piacere a mio figlio quando sarà un po' più grande e a tutti i bambini che lo leggeranno. Beh, sicuramente noi stiamo dando una sbirciata a quelle che sono le illustrazioni a cura di Pietro Rotelli, che davvero raccontano un tema un po' spinoso a volte da affrontare per dei genitori, anche perché la domanda poi da dove veniamo, i bimbi se la pongono anche sempre presto, insomma, quindi è vero che magari tuo figlio è ancora un pochino piccino, ma chissà, magari già all'asilo comunque poi si inizia a chiederci ma da dove veniamo? E allora niente, sarà cicogne. Un momento complicato quello, non ho ancora pensato, non abbiamo ancora pensato a come affrontarlo. Diciamo che il libro parte, diciamo, dalla gestazione, dal quando il bimbo è già nella pancia, quindi diciamo forse la parte più complicata l'ho saltata anche nel libro, diciamo, per evitare di andare a scivolare in argomenti spinosi. Però sì, tra l'altro parlando con vari librai mi hanno detto che non sono tanti i libri che affrontano il tema della gravidanza, cioè del momento in cui il bambino è, diciamo, nella pancia della mamma. E io non lo sapevo, non avevo la minima idea, però mi sembrava un bel regalo da fare al mio bambino in arrivo, e spero appunto che grazie anche alle illustrazioni possa piacere. Diciamo che finora alla mamma è piaciuto, per ora. Questo già è un primo risultato, ecco. Beh, le illustrazioni sono molto carine. A me quello che colpisce però è anche la parte finale di quest'opera, sì. Perché nei libri per bambini quello che apprezzo di più, nei libri anche per le famiglie, è poi la possibilità di creare anche un qualcosa insieme. Allora, qual è la sorpresa poi finale, anche un po' il motivo per cui forse una neofamiglia potrebbe voler acquistare questo piccolo libricino, che anche il nostro montatore mi ha detto: ah, io me lo voglio prendere, me lo tengo lì perché è molto bello. Ah, grazie, è un piacere sentire un apprezzamento inaspettato. Diciamo, le ultime pagine sono bianche, sono un po' decorate, le faccio vedere, eccole qua, ma dicono, invitano ai genitori del bimbo di raccontare la storia del giorno in cui sei nato e disegnarla tu. Un modo per, appunto, non solo poter leggere la storia, ma il bambino di potersi divertire scrivendo loro e disegnando loro la storia come gliela raccontano, gliela potrebbero raccontare i loro genitori. È un modo, appunto, sì, per fare qualcosa di diverso dal solito, non solo il racconto, non solo la poesia, non solo le rime, non solo i disegni, ma anche un modo, appunto, per dare ai bambini la possibilità di esprimersi. E mi è sembrata una buona idea, me l'ha proposto il mio editore, sono stato subito d'accordo e sì, non mi era mai capitato di fare una cosa del genere, ma mi è piaciuta subito l'idea. Beh, anche perché poi, allora, diciamo che ogni gravidanza è diversa ed è un viaggio a modo suo, ma poi ci sono invece dei momenti che sono comuni a tutti, quindi secondo me l'idea di personalizzarla poi con il giorno in cui uno è nato è ancora più carina. Nicola, un'ultima domanda che ti voglio fare invece: qual è appunto il tuo prossimo progetto in cantiere? Non sto parlando di figli, non voglio mettere in allarme tutti quanti, visto che è appena arrivato il primogenito, però e parlo invece di opere che sono poi come un figlio da coccolare e accudire nei lunghi mesi di gestazione.
Esatto, guarda, sto lavorando a un romanzo molto, molto, molto lentamente. È una saga familiare che, diciamo, parte dalla seconda guerra mondiale, dal primo dopoguerra e va avanti fino ai giorni nostri, partendo da uno spunto reale, quello del cosiddetto mostro di Bargagli, una storia che mi ha sempre affascinato. Ho provato a immaginare una storia simile, alternativa o possibile, una soluzione possibile a questa storia e con le sue conseguenze nei tempi moderni, nella contemporaneità, diciamo, alle generazioni future, alle generazioni che hanno seguito di quelli che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale. E allora cercate sicuramente le opere di Nicola Cavagnano in libreria, che dalla sua Sestri Levante, ma anche dalla sua Genova, scrive ovviamente anche per dilettare tutto il pubblico su diversi generi. Questo in particolare ci è sembrato molto curioso, anche perché, come dicevamo prima, libri per l'infanzia che raccontano di questo argomento, c'è un bimbo in arrivo, non ce ne sono poi tanti. Dove si acquista il libro in conclusione? Direi in tutte le librerie, in particolare nelle librerie indipendenti, l'editore cerca di avere un approccio maggiormente orientato alle librerie indipendenti, una cosa che mi piace molto, anche perché magari è più facile farsi notare che rispetto alla grande distribuzione, dove magari il libro di un autore non particolarmente noto è più facile che si perda, e niente.